Bene, un grazie all'amministrazione. Io intanto invito il signor sindaco a salire sul palco, a portare saluti del... Non ha dovuto fare tanta strada, diciamo, ce l'abbiamo in casa. Grazie. Era sempre presente lo stesso, come nostro amico, come nostro concittadino. Però oggi, insomma, è una gioia anche per Prunella averlo come sindaco di Melito. Intanto che sale Peppe, io do lettura dei saluti che il presidente Raffa ha voluto inviare a tutti. Gentile signora, mi pregio di comunicarle che la provincia da me presieduta concede il patrocinio morale per la nona rassegna di teatro amatoriale denominata Prunella Teatro, attesa ed apprezzata non solo dagli abitanti di Prunella ma anche dai tantissimi concittadini melitesi e non. Vista la valenza e lo scopo della manifestazione artistico-culturale, auspico pieno successo ai lavori e porgo a lei, agli organizzatori e ai partecipanti un cordiale saluto. Dottor Giuseppe Raffa, grazie. Ecco, sindaco, grazie di essere venuto. Io ti cedo il microfono per un saluto e ti auguro e vi auguro di lavorare bene, perché Melito ha bisogno di un'amministrazione che lavori. Grazie. Buonasera da questo palco. Oggi, stasera, scusate l'emozione, io solitamente presentavo la festa dell'emigrato, stasera sono in una veste un po' diversa. Sono qua come sindaco, ma soprattutto come paesano, come amico degli amici del nuovo Teatro Aquila. Voglio portare a voi tutti il saluto dell'amministrazione, amministrazione che mi onoro di guidare. Noi da 40 giorni che abbiamo vinto le elezioni, non vi dico quello che stiamo trovando, vi dico soltanto che ci stiamo spendendo, ci stiamo mettendo veramente l'anima per farvi avere meno disagi, per farvi avere più servizi, e la faccio veramente breve, brevissima. Vi chiedo di starci vicino, di aiutarci in questo difficile compito, in questa che noi, vi dico, forse non è un compito, è un'impresa. Un'impresa perché abbiamo trovato tantissimi debiti, domani faremo una delibera che va a ripianare altri 7 milioni di euro, 7 milioni e qualcosa, Presidente, giusto? C'è il nostro Presidente, anche il Presidente del Consiglio, Fabiana, che è di Prunella come me, ma questo non ci spaventa, verranno spalmati in 30 anni. Noi, Roberto, come nuovo Teatro Aquila, ha voluto ringraziare l'amministrazione, abbiamo fatto nulla, abbiamo soltanto dato il gratuito patrocinio, non gli abbiamo mandato neanche le transenne perché il parco operai è quello che è, abbiamo dato in realtà soltanto l'affissione gratuita dei manifesti. Però siamo vicini al nuovo Teatro Aquila, così come siamo vicini a tutti coloro che organizzano delle manifestazioni che movimentano un attimino il paese, che attirano gente e soprattutto che ci aiutano e vi aiutano a divertirvi, a farci divertire assieme a voi. Io ringrazio di cuore gli amici del nuovo Teatro Aquila, li ringrazio come sindaco, ma li ringrazio soprattutto come cittadino di Prunella. Ringrazio tutti voi per il supporto che ci darete da qua in avanti, per, ci auguriamo, per tutti i prossimi 5 anni, con la speranza che magari un altro anno riusciamo a darvi qualche soldino per quella che è per noi una manifestazione che è il punto di orgoglio non solo per Prunella, ma posso dire, lo dico come sindaco, anche per Melito e dintorni. Grazie. Aspetta un attimo, sindaco. A nome di tutta la nuova Teatro Aquila, un pensiero che, insomma, lega questa manifestazione anche all'amministrazione. Non ci interessano i soldi, ci interessa la vicinanza, e questo la state dimostrando. Grazie. Grazie a voi, ecco qua. Io la metterò dietro la scrivania del sindaco e la ritirerò quando il mio mandato cesserà. Grazie. Grazie.
Bene, signori, adesso. Adesso com'è? È un po' dura. E allora, abbiamo. Voi sapete, insomma, che forse non tutti lo sanno, noi, un carissimo amico nostro, ho promesso di stare allegro. Quindi, un carissimo amico nostro, purtroppo da qualche tempo non c'è più. Era un Giuseppe Pulitano. Io vi chiedo un applauso, ma più per me, che devo riprendere. Ha combattuto tanto contro una brutta malattia, purtroppo, diciamo, fisicamente l'ha persa. Credo che moralmente e spiritualmente l'abbia vinta ugualmente. Volevamo ricordarlo, ma non semplicemente dedicandogli la rassegna, perché quella sarebbe quasi scontata per noi farlo. Ma non sapevamo come farlo. E che è successo? Che grazie a Guido, al papà, ci ha data una bellissima idea. Adesso ve la spiego, intanto chiedo al signor Verducci, perché so che Guido non se la sente di salire. Signor Verducci, se si può accomodare sul palco. Sì, sul palco. Allora, di aiutare, di fare in memoria di Giuseppe, in ricordo di questa iniziativa, per aiutare delle associazioni che sono vicine alle persone affette da queste malattie o per la ricerca. In questo caso abbiamo optato per una associazione che adesso vi spiegherà il signor Verducci poi di cosa si occupa. Io di quel poco che so, Zampaglione, ti chiedo scusa, la prima gaffa della, ne farò tante, il signor Zampaglione, perdonami. Amici dell'oncologia è un'associazione che a Bergamo praticamente aiuta le persone che si recano lì, molti dei nostri concittadini, tra cui Giuseppe, ma ce ne sono tanti, si recano per questo viaggio della speranza. Questi volontari mettono a disposizione delle strutture gratuitamente alle persone, ai familiari, li accompagnano dall'ospedale agli alloggi, li prendono dall'aeroporto. Sono veramente dei familiari in un luogo lontano da casa. Quello che magari faremmo noi per i nostri familiari qui, questi angeli, come li chiamo io, lo fanno lì a Bergamo. Che cosa mi sono inventato, sotto anche l'input di Guido, di creare degli assegni solidali. Quindi degli assegni solidali di 5 euro che voi potrete sottoscrivere a fianco alla biglietteria. È un'offerta vostra gratuita, non vi dovete sentire obbligati, però se lo farete, insomma, io e non solo io saremmo felici di questo. Di questi assegni solidari da 5 euro, quindi l'offerta minima è 5 euro, ma potete fare 10, 15, quanto potete, quanto volete, vi staccheremo tanti assegni che sono numerati. Alla fine della manifestazione, domenica sera, noi sorteggeremo da tutti questi assegni che abbiamo, delle matrici che ci sono rimaste, gli assegni che abbiamo venduto, tra virgolette, sorteggeremo due bellissimi premi che Guido ha voluto mettere, voluto donare in segno di gratitudine a tutti voi, anche se lo riceveranno due persone solo, però è un gesto che Guido si è sentito di farlo. E quindi vi chiedo veramente di prendere a cuore questa cosa. Io mi auguro che nessuno di voi e nessuno di noi abbia mai, di dover a che fare con queste cose, però purtroppo se ne sentono tutti i colori. E sapere che c'è qualcosa che funziona, anche se lontano da noi, però che ci avvicina, ci sta, fa le nostre veci in quei luoghi, è una cosa, insomma, che dovrebbe, insomma, farci riflettere. E allora vi lascio il microfono, così spiegate voi un po' quello che io non sono riuscito a dire. Allora, buonasera a tutti. Io porto i saluti dell'Associazione Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo. E operano nell'ospedale sia di Alzano che di Seriate che di Orio, tre strutture oncologiche del Bergamasco. I volontari sono attualmente 80 e hanno a disposizione 4 macchine per portare i volontari sia dal domicilio alle strutture, al reparto oncologia,
che nei vari centri per fare gli accertamenti e altre cose, trasporto degli ammalati oncologici. È una delle cose principali che fanno. Hanno un appartamento con 4 camere tutte arredate, e ogni camera ha un bagno indipendente. Assistono gli ammalati nei reparti di oncologia, in particolar modo nel The Hospital, per chi fa la chemioterapia. Inoltre hanno istituito quasi un anno fa un progetto così chiamato parrocchia, che è una novità forse per noi, però là è molto avanzata, perché gli ammalati, particolarmente le donne, che sanno di fare chemioterapia e prevedono la caduta dei capelli, possono già progettare la parrucca da mettere in futuro. L'ultima cosa è la novità che mi hanno dato giovedì mattina, che telefonavo al presidente per dire che sarei venuto qua a Prunella. Mi hanno detto che c'è un progetto, hanno abbracciato un altro progetto di assistenza domiciliare telefonica, teleassistenza telefonica, insieme all'ASL di Bergamo. Questo è quello che fanno i volontari. Quindi è un po' di lavoro che fanno, molto vicino agli ammalati oncologici e molto vicino anche agli ammalati terminali con le cure palliative. Io credo di aver finito, devo ringraziare a nome dell'associazione Il Nuovo Teatro Aquila per aver abbracciato l'idea di Guido Pulitanò per devolvere i fondi raccolti questa sera all'associazione. Non è la prima volta che si fanno sottoscrizione nella nostra zona. L'anno scorso l'abbiamo fatta a Saline, quest'anno a Prunella, prossimamente la rifacciamo a Saline nel mese di settembre. Quindi grazie a tutti coloro che vogliono contribuire a questa iniziativa e grazie all'associazione. Credo che... Grazie, io mi scuso per signor Zampaglione per il cognome, ma a Saline, insomma, i verdugi ce ne stanno tante, quindi... E allora, prima di congedarvi, voglio che, insomma, che tagliate questo, diamo inizio alla rassegna, ecco. Un saluto, era già sicuramente da lassù, assisterà come tutti gli anni a questa rassegna. Ciao Giuseppe. Grazie. Prego, prego. Prendete tutto il tempo che volete. Grazie. Questa sera iniziamo, adesso parliamo di teatro, iniziamo con, non me ne vogliono nessuno, ma credo uno degli artisti in Calabria più bravi, Piero Procopio e il Teatro Hercules. Io l'ho visto all'Opera, lui lo sapete fa molto cabaret, l'ho visto lavorare anche con pezzi da 90, diciamo, televisivi, e non ha sfigurato, anzi in tante occasioni è stato preferito ai più, diciamo, blasonati, ai professionisti. La commedia di stasera è scritta e diretta da lui, Belle Papà. Io sono le 10:05, sono stato bravissimo. Vi dico solo, domani sera l'appuntamento con la compagnia Ettore Petrolini di Barcellona Pozzo di Gotto per Prunella Teatro. Una notte. No, chi ti servo? Costume e bagno, non c'ho mise frevaro. Mamma mia, quanta longa, quanto posso stare? Una settimana, un mese, due. Non lo vedi come passa il tempo? Che ci va mai arriva a gusto? Perché tu non ce ne mattiresti cacchina da gusto? Perché non si può. E allora vado tu cacci davanti, che te ne pure a mia cacu vi supporta tutti e due. Usa che facciamo? Vuol dire che tu ti resti qua ed è mi dava aiuto a Saturnina decollatura, eh? Chi te dici?
è scostumata. Beh, peccato, abbia fatto cura di me grande, abbia l'appuntamento con il maresciallo dello stabilimento che non incontravi l'anno scorso. E mo? Non si può stare anzi ad agosto? Come già ida? E mi piglio e mi stai un sino a settembre. A così mi dico. Ci lo do, c'è già pure l'annacata, no? E ci lo do alla Bifana, che se lo tiene una settimana. Io al momento non so porto in fa. Uè, tutta razza tua! E mugliere, ma cantaci un'altra canzone? Sì, chi dai Sanremo ci canto! Ci canto per chi saccio! E dorme, bello mio, dorme, dorme, bella papà, dorme. Se femmine da la chiamamo Rosa, che quando randanisco per la casa, se mascule tu lo chiamamo Ciccio, che quando randani portallo Ciuccio. Non dormire, signori miei, ero sfiancato. Allora vado dal pediatra e il pediatra mi fa: signor Procopio, vostro figlio deve avere delle coliche gassose. Ci si dottò i colli che vennero chi i frittoli, no chi i gazzosi. Andiamo da mia madre, donna di vecchio stampo, come tante magari che sanno fare, proprio per l'esperienza, signor, voi ci avete capiti anche, e mi disse: figlio mio, tuo figlio non va di corpo, è come tu, quando tu eri neonato, che io ti avevo in braccio, tu non andavi di corpo. Dice, tanto come risolvestavo, e tanto con una rame petrosino, ci disse una rame peggiosina, e dove andò brodo? Quale brodo? Un toculetto! Come un toculetto? Sì, perché un picciolino si stimola e si stuppa, no? Si sciuppa. Allora, signori miei, aveva una maglietta bianca fiammante, pareva che aveva una mazza la pubblicità da Dash. Ci misero in una rame peggiosina un toculetto a mio figlio, come un stupparo. Pari che via ciacimata a ciumare emesima. Mi lascia una stampa, un disegno sul bopetto che pari a Sardegna quando la guarda in Civitavecchia. Buonasera da Prunella Teatro 2015, apertura con il botto. Con il botto, con Piero Procopio e il Teatro Hercules. Una serata bellissima. Piero, a te il microfono. Allora, onorato di quello che hai detto, allora io dico, perché se tu fai pubblicità a me io te lo faccio a te. Ieri tu hai aperto la rassegna di Rosarno con il botto, perché so, mi sono arrivate voci, quindi è bello sapere comunque di essere andati bene, di aver percepito che la gente si è divertita, si è commossa, si è emozionata. Bene, uno scenario di pubblico spaventoso, bellissimo, cosa che tu, che anche che fai teatro, ci augureremmo tutte le sere di trovare un parterre a questo livello. Quindi grazie di avermi fatto trovare una cosa così bella, un pubblico così attento e così capace. Grazie a te, belle papà, il tuo primo scritto. Sì. Però bello attuale, sempre attuale, insomma, una storia che ha emozionato anche. Sì. Io lo dico a chi l'ha perso questa sera, avete perso veramente una commedia con i fiocchi. Allora, ogni commedia, tu che scrivi anche lo sai, nasce da un embolo, da qualcosa che ti colpisce. E io avevo i due miei figli che erano piccolini, e Mattia che aveva 5, 6 anni, 7 anni, e mi dice: tu vuoi più bene a mia sorella Martina che non a me. E lì ho percepito che comunque questo è un luogo comune che succede in tutte le sante famiglie. Il figlio più debole si sente sempre, non dico bistrattato, ma tenuto da parte dai genitori, quando invece quasi sempre non è così, non dico sempre. E da lì mi è nata, poi dovevo costruirci una storia divertente ma che facesse anche riflettere, e spero che la cosa sia piaciuta. Con questo siamo andati in scena la prima volta nel 2005, siamo arrivati alla 60ª replica più o meno. Una bellissima storia, una bellissima storia, complimenti a te, a tutto il Teatro Hercules.
onorati di aver aperto con Piero Procopio e anche con i suoi 5 minuti, che poi sono stati 15 minuti imperdibili di cabaret. Minuti volentierissimi, perché poi lì scarico tutta l'adrenalina, parlo con il pubblico, mi diverto insieme al pubblico, sorrido anche delle cavolate che racconto io, e quindi ecco, adesso scendere per fare anche un'intervista è più morbido dopo 5 minuti di cabaret. Grazie a tutti, grazie dell'affetto, grazie di cuore. Grazie, vi aspettiamo domani sera con la seconda serata di Prunella Teatro, il gruppo di Barcellona Pozzo di Gotto, la compagnia Ettore Petrolini, con Guai a lu povru fattu ricco. Vi ricordo che all'interno di Prunella Teatro da quest'anno abbiamo anche un momento di solidarietà con il ricordo di a favore della ricerca e dell'assistenza oncologica. Grazie a tutti, buonanotte.